Ce l'ho a morte con i grandi magazzini, bisogna difendersi. Poi cosa fate? Grandi magazzini, ma già le aree servizio in autostrada, un tempo noi andavamo nell'area servizio, gli oggetti erano passivi, lì, li dovevi prendere e portare via. Ora pigli un caffè, fai 600 chilometri dall'altra parte della macchina e cominciano ad assalirti e i coniglietti si fanno lì. E il maialino che ti piglia la gamba. E sotto Natale che ti arriva questo cazzo di albero di Natale che ti fa due coglioni così. Fai 200 chilometri, ripigli il caffè, c'è un altro. L'altra volta sono uscito, mi ha seguito e è salito in macchina, ha voluto guidare lui. L'ho dovuto portare a Parma, che abita lì. Sono uscito, c'è la famiglia, lui. Bah. Poi i supermercati, supermercati. Possibile ogni volta che vai al supermercato e c'hai l'euro per il carrello, non trovi parcheggio. Se trovi parcheggio non c'hai l'euro per il carrello. Entri, questa situazione, pigliamo vegetable, mele, aranci, c'è il classico vecchietto col pannello lì, coi guanti trasparenti, piglia la melanzana e sta un'ora così. All'inizio l'entusiasmo, poi la delusione. Una volta ci ho trovato un vecchietto che con la moglie che gli ha messo i guanti, ex chirurgo, è stato 4 ore così con le patate, poi gli è venuto il foie Sant'Antonio davanti e di dietro, simmetrico, la vena grossa qui è impazzito, ha preso 2 penne bic e è andato al reparto carni e t'ha operato un tacchino e te l'ha portato da morto a prognosi riservata. C'è stato l'applauso. Un tempo gli yogurt, negli anni 60-70 andavi al reparto yogurt, c'era un mobiletto di formica bianco, 2 yogurt, uno neutro, c'era scritto neutro, e l'altro alla frutta, c'era scritto c'è della frutta. Vacci un po' ora, 18 chilometri di yogurt, che sono vivi, sono i fermenti lattici vivi, che ti parla, ci prendono in giro, ci sono al gongo, al mango, al maracango, al pelo di cinghiale, ci sono quelle confezioni che ci sono i granuli, che li metti in una vaschetta, esce, nasce una piantina, piove e si mangiano da soli. Light, ma che cazzo fai, light? E poi non fidatevi dei kir. Una volta passo lì, c'erano 2 kir che stavano scopando fra di loro. E io falo, ma cosa fate? Loro fanno, ma siamo vivi. Ma andatela a fare dietro all'altro queste porcherie. Non ce la facciamo più. A un certo punto vai al reparto formaggi. C'è quella chiocciolina rossa col numero. Guardi, stanno servendo il 72. Pigli, 4129. Vai in ictus. Dormi 7-8 giorni, ti svegli, c'è un certo formicolio alle rotelle. Praticamente sei appiccicato al carrello, sei diventato il minotauro della co. Giri così. Oh, oh, oh. Vai fuori! Non ce la fai più, arrivi fuori finalmente al parcheggio, arriva un vecchietto, un vecchio compagno, ti dà 1 euro. E ti vuole salvare, te lo metti nella ferita dell'appendicite, clac, ti si stacca e ritorni a vivere. Scusate, no, dove sei? È l'albero di Natale, scusate, a Parma? Vabbè, ti compro le pile, va bene, Parma. Paolo, rigore,